Bene, presentazione degli avversari, una squadra che ha cambiato a ridosso dell'inizio del campionato uno straniero perché ha avuto un infortunio con la Guardiona, il giocatore un po' più eclettico che avevano negli esterni, il giocatore americano, sostituito con un giocatore di garanzia come Rebez, che ha avuto anche un'esperienza nella 2 italiana, ma soprattutto ha avuto tante esperienze in giro per l'Europa, anche in competizioni continentali, quindi un giocatore molto esperto, però ha un ruolo diverso, quindi un playmaker al posto di un giocatore che nella format precedente giocava a metà strada fra il 2 e il 3, in realtà un 2 alto, quindi la squadra ha dovuto trovare anche dei nuovi canali di gioco, delle nuove abitudini cestistiche, farlo in breve tempo non è stato semplice. Di fatto giocano con due giocatori piccoli come Rebez e Meluzzi. Poi un ragazzo molto interessante che è uscito lo scorso anno da Virginia, anche se in realtà, nonostante il nome straniero, è un ragazzo italianissimo di Bologna, che è Thomas Woldetensei. E poi nel 4 e nel 5 alternano giocatori diversi. Dincic nelle ultime prestazioni è partito da quattro titolare e il loro centro titolare è Cameron Jackson, che è un giocatore molto interessante, con mani molto buone, giocatore di post basso, ma anche abile ad aprire il campo e a poter colpire dalla media distanza e anche da 3 punti. È una panchina molto giovane, fatta di giocatori che noi conosciamo bene perché qualcuno di loro è stato anche un po' nella nostra ottica, nella nostra orbita nel corso del mercato estivo. Hanno Saverio Bartoli, hanno Matteo Graziani, hanno Alessandro Amici che rappresenta un po' un anello di congiunzione fra i giovani e i meno giovani. E poi un ragazzo che ha fatto benissimo nei suoi campionati di Serie B come Simone Romando, che fa un po' il cambio delle ali. E un altro ragazzo molto interessante nel 2001, suo compagno di squadra lo scorso anno a Bernareggio, che è questo ragazzo bielorusso che però di scuola italiana, Kirill Seceruku, che sta facendo molto bene, è un ragazzo molto molto interessante, una squadra molto interessante, secondo me fra le candidate ad essere squadra sorpresa del campionato, secondo me una squadra che potrebbe anche ripetere l'esploit dello scorso anno di entrare nei playoff, chiaramente hanno bisogno di un minimo di rodaggio perché cambiando così a ridosso il campionato devono trovare un po' nuove gerarchie, nuove abitudini, però secondo me è una squadra veramente ben costruita, con tanti giocatori in grande crescita, che secondo me nel corso della stagione li renderanno un cliente scomodo per tutti, e di fatto lo sono già, perché anche la partita che hanno giocato in casa con Forlì è stata una partita tiratissima, punto a punto, che si è spaccata veramente a una manciata di minuti alla fine, ma che loro hanno dove loro hanno rintuzzato ogni tentativo di Forlì di scappare via, e si sta parlando di una squadra molto forte, una delle candidate a rivestire il ruolo da protagonista nel nostro girone, quindi questo fa capire quanto una squadra così strutturata, ben allenata da Massimo Maffezzoli, possa essere un cliente molto molto difficile nella partita di domenica. C'era ancora Nicolic. No, questo non lo sappiamo, lo decideremo sulla base dell'andamento degli allenamenti della settimana. Johnson sta meglio, ha fatto una settimana migliore, anche dal punto di vista della forma e della reattività, però abbiamo avuto tanti problemi nel corso di questa settimana con tanti giocatori, e quindi anche per lui poi si è trattato di giocare in ruoli diversi, con contesti diversi. Non è stata una settimana facile dal punto di vista fisico, ci sono state tante, tante problematiche, e quindi in virtù di questo chiaramente sceglieremo il personale migliore a ridosso della partita. E sta convivendo con quel problema, ma non è chiaramente né al 100% e neanche all'80%. È una situazione che si sta pian piano evolvendo perché è un infortunio che ormai è datato 15 giorni fa, però quando c'è un ematoma così esteso, riassorbirlo con facilità, soprattutto in quella parte del corpo, non è semplicissimo.